Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come al solito, buongiorno, buonasera, buonanotte a seconda del fuso orario da cui ci state guardando. Oggi una puntatona piena di collegamenti, di testimonianze, ma intanto comincio col dare il nostro buongiorno, il ben arrivato nei nostri studi alla professoressa Chiara Motka Luxardo e a Marcelo Medau. Allora, spieghiamo un attimo. Perché questo abbinamento? Allora, Chiara Motka Luxardo, un nome che è un abbinamento con la Dalmazia e quindi con i dalmati nel mondo che ogni tanto riusciamo a catturare. Marcelo Medau, perché è un brasiliano, italo-brasiliano a Trieste, perché adesso vi presento il nostro ospite con cui siamo in collegamento, che è il professor Max Lucic a Brasilia. Salve. Bene. Salve, buon pomeriggio a tutti. Benissimo. Allora, per il momento il collegamento funziona e siamo felicissimi. Allora, prima di cominciare, io direi di cominciare con un piccolo video che darà l'input al discorso dalmata. Chiedo gentilmente se si può mandare il primo video, quello della Zara che abbiamo trovato a Montreal. Siamo partiti durante i primi bombardamenti, Zara distrutta e noi nel piroscafo siamo arrivati a Ancona, Ravenna. Abbiamo saputo che c'era richiesta per il Canada dei profughi, la casa qui è stato veramente una cosa tragica, trovare casa ce n'erano pochissime, ne abbiamo trovata una in un quartiere abbastanza vecchio della città. Ci mancava perfino il pavimento della cucina, eravamo nella piccola Italia, ci trovavamo in 4, 5, 6, si parlava di calcio, non di politica. Arrivava la polizia e ti imbarcava nel camione perché non voleva che si potesse restare più di 4 o 5. Loro pensavano che erano dei gruppi politici che parlavano di politica, invece non era affatto vero. Faccio parte di 2 o 3 cori, organizzo concerti e sono stato anche a Carnegie Hall 3 volte. La prima volta però avevo la pelle d'oca quando sono salito sul palcoscenico dove ha cantato Gigli, Caruso e tutti gli altri grandi. Ecco, questo è un ricordo della Dalmazia che fu e dove trovano le radici, professoressa Motka? Beh sì, le radici della famiglia Luxardo, e vorrei ricordare soprattutto il mio nonno Pietro Luxardo, che purtroppo nel 1944, quando ha fatto partire moglie, figlia e figlio perché era troppo pericoloso restare a Zara sotto i bombardamenti, e lui è rimasto da quel momento in poi. È sparito nel nulla, non abbiamo mai più saputo niente di lui, nonostante io abbia cercato di avere delle notizie e sono riuscita nel periodo in cui nella ex Jugoslavia, in Croazia, il presidente era Mesic, sono riuscita a sapere che a Zagabria negli archivi segreti c'è un file, grosso file, col nome di mio nonno, e nonostante le varie richieste non ci hanno detto, ci hanno solo detto quando sarà il momento. E allora, diremo qualcosa. E allora ricorderemo più avanti anche le testimonianze comunque che il professore Samotka ha raccolto in merito alle vicissitudini della famiglia anche, non soltanto del nonno. E chiederei a Marcelo Medau un attimo il suo arrivo a Trieste, le sue vicende. Intanto facciamo il primo passo, perché e dopo naturalmente dobbiamo andare a sentire quello che ci racconta il professor Lucic. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, boa tarde. No, professor. Che asci che fare portoghese. Ah, benissimo, allora dobbiamo chiamarli interprete noi. Sì, dai, sono arrivato nei primi anni 80 qui a Trieste, me ne sono subito innamorato di questa perla incastonata tra sti monti e il mare, bellissima città, ci tenevo tantissimo ad integrarmi il più possibile Dico, mio padre è triestino, ecco la ragione per la quale sono venuto a Trieste.
E quindi dicevo, ci tenevo tanto all'integrazione che, conto questo aneddoto, giravo con un registratore, con le cassette, per chi si ricorda, per togliere la pronuncia del brasiliano, no? Vi ricordate, non so se sapete, i brasiliani parlano tutti, ah, buongiorno, tutto bene, e a me dava fastidio questo modo di parlare, e volevo proprio integrarmi al 100%, no? Con la popolazione autoctona, per partecipare alla vita di questa città. Già da ragazzino ci tenevo molto, insomma, quindi questo era. Mi sei riuscito bene, però? Sono riuscito bene, dai, sono riuscito. Quanto tempo ci hai messo? Non ho mai finito ancora. Ma diciamo che a casa comunque parlavi un portoghese, po'. Portoghese. Ah, sempre portoghese. Sempre portoghese, portoghese. E allora adesso sentiamo la testimonianza del professor Lucic. Intanto spieghiamo dove si trova, perché mi sembra che sia all'università adesso, no? O sbaglio? Esatto, Viviana, salve. Sono qua nel mio ufficio. Sì, nel mio ufficio. Non è esattamente l'università, però nell'ufficio che uso come docente, è questo, nella totale semplicità. Ecco, Max Lucic, facciamo un riepilogo, perché ricordiamo che Max Lucic è stato nostro ospite nella prima trasmissione, e dove abbiamo ricordato il papà, che a Trieste comunque molto conosciuto. Salve, sì, è stato veramente un immenso piacere essere con voi il 26 ottobre scorso, quando avete iniziato questa nuova stagione, perché il 26 ottobre è un giorno anche simbolico, no? Ovviamente un giorno, quella mattinata ero giù in Piazza Unità anche a vedere il presidente Mattarella presente per fare la giusta cerimonia ricordando il ritorno dell'Italia a Trieste, no? Perciò era molto simbolica quella data, e quel pomeriggio con voi, con Dario Locchi in ufficio, in trasmissione, è rimasto proprio marcante, perché credo che, sono contento che questi filmati rimangano su YouTube, perché credo che il tuo programma, onestamente, Viviana, offre tanto, non soltanto a noi all'estero, ma credo che anche i triestini a Trieste potrebbero imparare tanto guardando con attenzione. Beh, diciamo che abbiamo le testimonianze dirette, no? E a questo punto tornerei sempre sul discorso dalmata, perché c'è anche una sfumatura non soltanto dalmata, istro, dalmata, quarnerina, perché c'è l'istituzione dei muli del Tommaseo, che io francamente non conoscevo, ma che grazie a degli amici ho potuto conoscere e approfondire. E adesso intanto vi chiederei di mandare in onda il video, e abbiamo intervistato Ennio Di Stefano, che è il segretario dell'Associazione Muli del Tommaseo. Allora, la nostra associazione, che ha fatto adesso 30 anni di vita questo anno, la raccoglie i muli del Tommaseo, profughi giuliani, dalmati e fiumani, che si è ingrumato tutti quanti a Brindisi nel 1946, ottobre del 1946. Tutti quanti i muli che veniva appunto da là, quelli che era rimasti qua per i vari eventi bellici, perché ne era gente anche più grande di noi. Noi avevamo ancora gente che ormai era a 90 anni, all'altezza dei 90 anni, quindi erano, se avevamo trovato tutti quanti a Brindisi. Anima di tutto questo discorso qua è stata prima l'organizzazione, cioè richiedere alla postbellica il posto dove che potevamo andare. Non la dimentichi che era 1946, anni insomma, il dopoguerra, il primo dopoguerra, il più brutto, insomma, ecco. E quindi nega da sto posto a Brindisi, che era un collegio, una specie di collegio navale creato ai tempi del fascismo, che sarebbe più o meno come un corrispondente di quel che è il Morosini oggi a Venezia, insomma. E siamo entrati dentro in questo magnifico complesso, bisogna dire la verità, fatto di tutto con aule scolastiche, palestre, campi da gioco, canottiere, era di tutto. E quanto è durata questa accademia? Allora, dall'ottobre del 46 ufficialmente, per quello che riguardava i profughi giuliani e dalmati e fiumani, è durato fino al luglio del 1951.
quando che la Posvedica ha detto dice basta, non fermo più. Questo collegio si è trasformato in un collegio che ha aggiunto collegio navale che ha lasciato il nome Niccolò Tomaseo e ha continuato, ma si è diventata una cosa semi-privata, no? Cioè si è aperto a tutti quanti. La struttura come collegio Tomaseo penso che sia durata, la gabbia durata ancora altri 3-4 anni, non so, una roba di questo genere. Dopodiché ha chiuso. Però i muri del Tomaseo sono andati avanti, continuano a trovarsi ogni anno. Nel 1986, per iniziativa di alcuni muli qua, soprattutto del nord e del nord-est, ha cominciato una ricerca di tutti quanti i ragazzi, tra le tante persone che hanno partecipato a questo e che sono state proprio strumentali nella ricerca per ingrumarne, dicevo, tutti quanti, il mulo Caradori che era impiegato alla RAI di Venezia. E allora lui aveva in mano tutti quanti gli indirizzi di quelli che pagava il canone. È successo così, che c'è stata questa ricerca, questa specie di tantan che si andava in giro un pochettino tutto quanto, adesso immagini, eravamo tutti quanti sparsi per il mondo, non solamente in Italia, perché mi per esempio ero in Sud America in quel momento. C'è stato messo su il primo incontro, che c'è stata una cosa, mi purtroppo non ho partecipato, ma chi ha partecipato, c'è stata una roba molto, molto così, toccante. Perché dopo tanti anni trovarsi a chi ti sei, chi non ti sei, e tutto questo è successo esattamente nell'ottobre del 1986. Ogni anno c'è una rimpatriata, in genere attorno a settembre-ottobre, una rimpatriata che i primi anni era gente che veniva dall'America, era gente che veniva da tutte le parti, ed erano in tanti, veramente in tanti. Grazie all'intervento del nostro ex compagno di scuola, il generale del corpo d'armata Franco Bettin de Fiume, attraverso lui siamo riusciti ad avere la partecipazione a questo soggiorno montano dell'esercito, che è stato poi dopo il posto per più di 20 anni, se l'avevamo sempre trovato là. Con l'Isarco è stato fondamentale per noi perché era l'ambiente ideale, intanto era un bel posto e poi dopo era. Avevamo tutto quanto questo enorme cortile, questa specie di piazza d'armi, dove noi facevamo i nostri riti, le nostre robe, no? Grandi cioccolate, grandi cantate. Perché? Perché fondamentalmente lo scopo nostro di incontrarci ancora oggi è quello di stare insieme. Allora, la lascia che vi spiego una roba, perché tutti quanti si domandano, dicono, ma come dopo 30 anni ancora ste insieme, che siamo di qua, che siamo di là? Brindisi per noi, e questa è una roba abbastanza importante, Brindisi per noi è stato il punto focale, è stata la full immersion. Noi se l'avevamo trovato e per 5 anni, per esempio, l'avevamo studiato, mangiato, dormito, fatto sport, fatto tutte le robe che non dovevamo fare a quella età, tutte queste robe qua le abbiamo fatte sempre insieme per 24 ore, una full immersion mi lasciamo sempre. È stata quella la roba unica che ancora oggi ne tiene insieme. Là facevamo tutti i sport, dal rugby al calcio, dalla pallacanestro al canottaggio, là era tutto. Abbiamo un giornalino che si chiama La Zanzara. La Zanzara è nata nel liceo scientifico di Fiume durante la guerra. Ha avuto una vita abbastanza travagliata, come del resto tutta la nostra, nel senso che è stata trapiantata da Fiume a Brindisi. E noi la facciamo ancora oggi e la faremo ancora fin quando potremo. Purtroppo le nostre fila si sono assottigliate in maniera molto evidente perché da più di 200 che eravamo, l'ultimo raduno che abbiamo fatto a Garda, purtroppo muli de muli, muli come muli, eravamo solamente in 20. Abbiamo lasciato con l'Isarco perché con l'Isarco era troppo lontana, la gente così come che passa gli anni che aveva sempre più difficoltà. Un'ultima cosa,
perché vedo il saluto arrivederci a Mestre per Natale e sempre H2O. H2O è il nostro grido, il nostro che era una cosa che si tirava sui campi sia del calcio che del rugby quando facevamo il tifo, dei fiori. Insomma. Se anche quella una roba originaria del fiume, noi povere pagaie, perché noi nati a Lucin, in diceva che per andare a scuola dovevamo usare la pagaia per andare a scuola. Quelli che si è passati attraverso il Nicolò Tomaseo, del nostro Nicolò Tomaseo, hanno tutti quanti avuto un successo nella vita, nella loro vita professionale. Volevo ricordare il colonnello Marisco nato a Zara, trucidato dalle Brigate Rosse. E parlo del comandante Dobos che è arrivato fino in Europa al Consiglio Europeo, che era rappresentante italiano per la pesca, per Gendrigo, e gli era sempre quella chitarra a sentare sui scalini, ancora di giovane, del ragazzino. Tutti vincenti, tutti i contraguardi vincenti. Con non solamente vincenti, proprio con risultati eccellenti, volevo dire. Eccoci qui, abbiamo scoperto un mondo che comunque si conserva e che ha ispirato una battuta alla professoressa Motka. Sì, a proposito di ritrovarsi e dei raduni, devo dire che io ho scoperto un po' tutte queste mie radici dalmate quando ormai ero fanciulla. E i raduni che fanno sempre i zaratini una volta all'anno in varie parti d'Italia hanno sempre avuto un'impronta non triste, non di dolore, non di così di anche di ricordi, ma sempre di ricordi allegri. Con uno spirito allegro. E la prima volta che ho conosciuto gli amici della mamma di Zara che si ritrovavano, che ormai purtroppo tanti non ci sono più, mi ricordo una battuta che uno ha guardato la mamma, l'ha vista e ha detto: va Remengo la Medina, che sei 40 anni che non la vedo. E questo era un po' lo spirito in cui si è. E così abbiamo figli di zaratini, abbiamo continuato a vederci e domani vado a Milano a trovare amici zaratini. Giusto per restare sul tema, sì. Una battuta. Allora, mi sembra che devo chiedere a Max Lucic se gentilmente abbassa l'audio del tablet in cui ci sta seguendo, perché abbiamo un ritorno. Penso che sia da questo che dipenda, perché sentivo che c'era un ritorno di voce. Quindi dobbiamo sempre trasmetterci. Ecco, era così. Dimmi, professor Lucic. No, difatti il tablet, il Tele 4 streaming live non funziona qui in Brasile, purtroppo. No. Perciò non ce l'ho acceso, perciò non può essere dal mio tablet. Ah, allora scusami, ma come, ci vedono in tutto il mondo e tu non ci vedi? Non so, già da varie volte ho tentato di vedere il programma, non si riesce. Aiuto, dovremmo rimediare allora. Allora, volevo chiedere però a Marcelo Medau, ho sentito che ci sono tanti brasiliani nella nostra regione, e anche soprattutto a Trieste mi hanno parlato di un festeggiamento per i 100 anni del samba. Sì, ci sono abbastanza brasiliani a Frequenza Giulia, adesso il dato esattamente non me lo ricordo. Comunque corposi. Ecco. Corposo, c'è anche un'associazione molto attiva. Infatti. Raízes do Brasil, che cerca un po' di radunare, no? Questi, a proposito di raduni. Questi brasiliani e si incontrano ogni tanto. Io purtroppo sono sempre molto impegnato, quindi faccio fatica a frequentare questi miei amici, però fanno spesso degli incontri, si vedono per delle cene, vanno in ristorante. E dopo approfondiremo anche il discorso, ma vorrei tornare a Brasilia, perché appunto lì non ci sono i raduni solo dei giuliani, ma c'è proprio una presenza italiana che vuole avvicinarsi alla nostra storia, grazie anche al professor Lucic. Grazie. Sì, Viviana, veramente qua a Brasilia, nella capitale federale del Brasile, c'è veramente un interesse per tutto quello che è Italia, della cultura italiana. E nel mio piccolo, a lungo gli anni, ho creato all'università, al nostro Ateneo, questo laboratorio
che si chiama Panorama Italiano, dove noi facciamo, siamo realmente come un salotto, siamo una finestra che guarda tutto questo mondo italiano. Ci interessa anche molto l'italianità fuori delle frontiere, della frontiera, delle frontiere dell'Italia, che fa parte anche del nostro mondo istriano, dalmato, perciò io anche con cognome Lucic, che viene proprio dalmatissimo, io credo che sia tutta una italianità ricchissima, che oggi nel 2016 cresce sempre di più. L'interesse per la lingua, la cultura italiana, non si è la lingua, è come si parla dell'inglese, cioè l'Inghilterra non c'è un dominio sulla lingua inglese, perciò non dobbiamo chiedere il permesso a Londra per parlare, to speak English. È come l'italiano, l'italiano è una lingua stupenda, una lingua franca che tutti amano, e cresce sempre di più, è la quarta lingua più studiata nel mondo. Sì, purtroppo quando si viaggia purtroppo ci si rapporta molto spesso con persone che non parlano l'italiano. Questo per me resta un mistero, perché trovi anche le traduzioni in inglese, francese, tedesco, spagnolo, però l'italiano è sempre un po', anche quando si viaggia, non so, in America, sì. A parte che in America, visto che hanno la lingua franca internazionale che è l'inglese, ma tante volte vai anche in un albergo, in un museo, chiedi, do you speak Italian? Ti guardano come se tu chiedessi, non so, di parlare marziano. Ma lasciamo perdere questo, ma invece, perché non voglio rubare spazio né agli ospiti né ai servizi che abbiamo, perché oggi ne abbiamo tanti, vorrei tornare invece a quello che si fa conoscere della nostra storia a New York, e abbiamo incontrato Ellis Tomaseo, che è il presidente dei Giuliano e dell'Associazione Giuliani di New York. Un cognome che è tutto un programma, naturalmente. Un cognome che è tutto un programma e che non può sfuggire, diciamo, alle origini dalmate, che sono tra Spalato e Selvenico, e soprattutto Zara, come vede anche alle mie spalle. E poi dall'altra parte, dalla parte materna, invece sono tutto istriano, quindi... L'Adriatico orientale, quindi. L'Adriatico orientale in piena. Masseo è nato in Dalmazia per caso, è cresciuto tra Trieste e Venezia con una puntatina in Australia, dove mio papà lavorava, quindi saluto anche chi ci ascolta lì. E adesso a New York. Impegnato con i Giuliani del mondo negli ultimi 2 anni, soprattutto nel recuperare i soci, quelli storici, nell'organizzare la giornata del ricordo dell'esodo e delle foibe, un'iniziativa puntualmente fatta in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia. A questo si è, diciamo, aggiunta l'uscita ufficiale, oppure la meritata pensione, la meritata quiescenza di Eligio Klapcic, che però rimane vicepresidente onorario per il sodalizio di New Jersey, preso adesso da Stefano Menton, un altro giovane triestino. Che abbiamo incontrato l'anno scorso. Sì, sì, l'anno scorso eravamo in diretta tutti e tre sullo stesso divano. Quest'anno siamo un po' sparsi, ma siamo uniti negli intenti, quindi il lavoro continua. Da quello che è pratico e che bisogna fare con un lavoro di recupero è quello dei soci, è quello dei nomi, è quello delle diverse anime della diaspora giuliano-dalmata, e qui parlo di triestini, qui parlo degli istriani, qui parlo della gente del Quarnaro, qui parlo dei dalmati, che in qualche modo vanno recuperati nonostante la distanza. Questo recupero si farà intanto con nominativi, si farà intanto con una mailing list, e poi si farà, speriamo, anche con una riunione. Il percorso ha raggiunto un certo gruppo di nominativi, un certo interesse che sicuramente c'è. Questo interesse al momento riguarda anche la seconda generazione, diciamo l'emigrazione del Friuli Venezia Giulia negli ultimi 5 anni, dove un gruppo di giovani
piuttosto molto dinamici, quasi tutti i residenti a Manhattan si riuniscono con una certa facilità, quindi questo lo abbiamo fatto. Ho anche presentato questo, quindi la nostra storia, in dettagli e in grandi linee, a una comunità più ampia italo-americana che in genere non solo non conosce queste storie, ma tante volte fa anche fatica geograficamente collocare Trieste. Quindi è stato un approfondimento, per me è stata una scoperta di un mondo che non conoscevo completamente, quello degli italo-americani, e per loro è stata la scoperta di un'Italia diversa, di un'Italia diversa da quella che è l'Italia della loro provenienza sul territorio newyorkese, soprattutto quella siciliana, pugliese e napoletana. Questo era un grande problema anche psicologico, anche sociologico direi, degli esuli giuliano-dalmati approdati in America. Quindi non si sono riconosciuti nel resto dell'emigrazione che proveniva dalla Jugoslavia. Difficoltà a inserirsi e essere riconosciuti in quella storica italo-americana che proviene dall'Italia del Sud, e quindi in qualche modo si sono chiusi in sé. E l'identità regionale era quella più forte. L'ultima visita a Zara quando? L'ultima visita a Zara a settembre di quest'anno. Ho rivissuto il percorso della mia famiglia, questa volta in qualche modo arricchito dall'esperienza di poterlo trasmettere ai due figli. Piccoli per ricordare tutti i dettagli, ma sicuramente abbastanza grandi per viverlo, perché hanno 4 anni e 3 anni, e quindi loro si sono goduti tutti gli aspetti di questo viaggio, sicuramente. Sono con un abito talare perché sono sacerdote della Chiesa anglicana o episcopale, come si chiama qui negli Stati Uniti, è una delle tradizionali storiche denominazioni cristiane, deriva dalla Chiesa d'Inghilterra. A Trieste, per i più che lo sanno, c'è una chiesa tuttora anglicana in via San Michele, anche se data in gestione al comune. Io invece appartengo alla diocesi di Long Island, io sono parroco di una chiesa qui a Long Island, una chiesa che si trova a Great River, non dice molto a chi mi ascolta probabilmente, ma comunque da qualche parte in mezzo a Long Island, a questa isola lunga, e fortunatamente si trova anche in riva al mare. Quindi è un po' come essere parroco di Barcola solo a New York. I preparativi per Natale coincidono con quelli che di solito vive questo periodo del Natale ogni comunità cristiana dell'universo, quindi non si distinguono molto, quindi salute, serenità, gioia, anche unità tra di noi, contatti tra di noi, con le famiglie, e naturalmente siamo ancora qui. A tutti a Trieste e naturalmente auguri di buon Natale, felice 2017 a tutti i tuoi ascoltatori ovunque si trovino. Ecco, noi contraccambiamo, e visto che penso che forse ci starà guardando o comunque ci guarderà in replica, vorrei un piccolo omaggio, prima di dare lo spazio alla regia, un piccolo spazio musicale di un video, di una canzone che ha parlato di Barcola, Umberto Lupi ha dedicato a Barcola, e quindi ecco Barcola. Se vuol vivere il mare, se te ga voglia dei sogni, se te piace la vela, se te godi il mare,
leggende scoi e bei fondai, lunghi banchi di sabbia, acque sempre increspate dal suo bel ventise. Barcola, tutto questo se barcola, un bel canton che se mostra su mar. Barcola, fra Trieste e Grignan. Sotto proteggi le barche là, in mezzo ai fili, mulinei dei colori, la fontana li gira per noi. Grisa la do Miramar e la grande regata famosa nel mondo, e là sulle rive grandi fiori che se gioca e sto mar sempre vivo per noi. Sto mar sempre vivo per noi, per noi. Da Sydney, Giuseppe Querin, alpini italiani in Australia. Sì, e Giuseppe Querin è il presidente di Sydney e il coordinatore di tutte le sezioni d'Australia. Che hanno messo insieme i figli e i nipoti degli alpini all'estero possono considerarsi alpini. Allora siamo in tanti che cerchiamo di poter mandare avanti questa atmosfera alpina. 3 anni fa eravamo soci con altri 2 gruppi estranei, ma su una vineria abbiamo raccolto $28,000 per una, e abbiamo pagato un macchinario per la ricerca del cancro della leucemia. Ricordatevi che siamo sempre presenti. E nella stessa maniera adesso abbiamo cercato di fare questa baita alpina. La baita alpina è un museo degli alpini a Sydney, Vorongo, Canberra e tutti quelli che vogliono associarsi. Abbiamo raccolto alpini che avranno 40-45 anni e quelli che mandano avanti l'associazione. Alla domenica eravamo intorno a 350-400 persone.
era il 30° raduno di tutti gli alpini d'Australia, ma era l'occasione di inaugurare il nostro museo, dove che tanti ci hanno portato i loro ricordi dei padri e tante altre cose. E nel frattempo avevamo il presidente nazionale e anche l'addetto alle sessioni all'estero con noi. Come spiegate la figura dell'alpino agli australiani? Agli australiani, prima di tutto, a parte il colore e la piuma del nostro cappello, quello che spieghiamo a loro è che noi qui chiamano CES, siamo i volontari dell'Italia. Domenica scorsa abbiamo fatto una festa, l'abbiamo dedicata per i terremotati. Gli alpini di Sydney hanno raccolto $4,400 per questa causa, che io sono incaricato di prendere tutti i soldi che ci danno, in maniera di tutte le sessioni, di tutta la gente, cerchiamo di fare tutto un pacchetto, mandarlo in Italia agli alpini e di essere associati a quelli che gli alpini donano attorno al mondo. Mostra quella maglietta, che simbolo c'è su quella maglietta? Da una parte vedo la bandiera australiana sul braccio, però la bandiera è australiana, e questo è il simbolo. È il simbolo nostro, della nostra associazione. Lo abbiamo cambiato per fare le vele dell'Opera House, per dire questo è Sydney. E avete anche il giornale. E siamo sempre sull'internet, alpinoinaustralia.com. Giuseppe Querin, da quanti anni in Australia? 40. Io vengo ogni 2-3 anni in Italia. Trieste è sempre una bella città, perché la ricordo quando ero giovane, prima di partire dall'Italia. Porto gli auguri di tutti gli alpini d'Australia come coordinatore. Gli alpini d'Australia sappiamo che sono tanti da Trieste, gli istriani e tutto quanto. Siamo una bella famiglia che tante volte mandiamo avanti le nostre usanze e tutto quanto. E ricordatevi che abbiamo anche noi la polenta qua. Grazie. Le nostre tradizioni di mangiare come che eravamo a casa le abbiamo ancora. Vi dico che tanti nostri figli sono fantastici, perché hanno preso sempre le nostre, sanno come sono le nostre tradizioni. Comunque, ai triestini posso dire sinceramente, ho avuto una bella esperienza con della gente di Trieste, e dico grazie Trieste, avete bellissimi personaggi. Bene, grazie Giuseppe, ti abbracciamo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. È stato bellissimo. E io posso dire buonanotte a voi e buongiorno. (0061) Pronto? Australia? Sì, qui è l'Australia, i Giuliani d'Australia che salutano l'Italia. Siete tanto lontani, ma vi sento vicini. Buongiorno Australia, buongiorno a voi. Siamo i Giuliani, sempre con voi. Con il sole, con la pioggia, con il vento, è un semplice clic, si accende con voi. Yeah.
nostri lunghi sogni ci incontriamo nella musica e nelle tradizioni. Buongiorno Australia, Australia. Buongiorno Giuliani nel mondo. Eccoci qui, abbiamo veramente coinvolto tutto il mondo e ha creato una certa emozione, anche perché, allora, battuta subito a Marcelo Medao, perché sono quelle cose che si scoprono, sì, si qua. Si scoprono così, è il bello anche della diretta. Niente, guardavo il servizio sugli alpini e mi sono venuti un po' i brividelli, perché nonostante io sono un brasiliano alpino, la 114esima compagnia mortale nel lontano 91, quindi ovviamente ogni volta che vedo un qualcosa su questo corpo tanto amato mi vengono i brividi, insomma, quindi mi ha fatto molto piacere. E la professoressa Motka ha anche puntualizzato un'altra cosa. Ho puntualizzato che durante il raduno annuale degli alpini chi apre la sfilata sono gli alpini di Zara e della Dalmazia. Sempre. E adesso torniamo di nuovo in Brasile. Poi una cosa simpatica dobbiamo raccontare anche a chi ci ascolta, a chi ci segue, perché mentre andavano in onda i filmati, noi eravamo sempre comunque collegati, ma non ci si poteva parlare perché non ci si sentiva, però i nostri ospiti con l'amico professor Lucic a Brasilia ci stavamo scambiando dei biglietti, e quindi per cui c'erano i saluti e gli appuntamenti per le prossime volte che ci saranno a Trieste, sì, in Brasile, sì, o da qualche altra parte del mondo, che si scambiavano i biglietti. Max, raccontaci un attimo, perché siamo veramente oggi in puntatona ricchissima, e quindi racconta un attimo delle tue attività all'università, le cose. Sì, Viviana, guarda, io sono realmente felice di essere qui con voi quest'oretta, perché realmente mi sembra di essere a Trieste nuovamente, che mi manca sempre. Cosa posso dire? Io vorrei, cioè, del nostro lavoro, credo che sì, quello che vi ho detto, cerchiamo di fare il ponte con l'Italia, però volevo solo accennare una cosa. Adesso, ascoltando i nostri fratelli in Australia con questa bella canzone, mi viene proprio, questo esplicito come l'italianità, questa nostra cultura giuliana, quello che siamo, la manteniamo viva all'estero, meglio nei paesi anglofoni. È stata la mia esperienza, perché ho vissuto tantissimi anni a New York, e in particolar modo mi ricordo la comunità lussignana a New York, ad Astoria, queste famiglie splendide lussignane, Illettici, Franciscovic, che mantengono realmente il loro mondo vivo nell'America, negli Stati Uniti, dove la lingua inglese, in fin dei conti, o sei latino o non sei latino. Qua in Brasile, da quando ci sono, da oltre 20 anni, la tua italianità, essendo latino, diventa molto facile, diventi molto, non spicca tanto come nei paesi anglofoni. Questo credo che sia anche un pensierino, e auguri ai nostri amici e fratelli che si trovano nei paesi di lingua inglese, perché la loro esistenza è più difficile che la nostra, che viviamo nei paesi latini. Qua noi ci sentiamo a casa. In America, in Australia, io posso garantirlo, forse ci saranno quelli la seconda generazione che sono nati là, però you are never English, cioè non parlerai mai l'inglese, non lo sentirai nel cuore, non sogni in inglese. Invece qua in Brasile sogni in italiano, in portoghese, mais ou menos la stessa cosa. Quasi parlare un triestin che te giri un poco, anche mia mamma, che la sei qua, che è toscana ad hoc, e da quando la sei, papà mi ha lasciato e la vive con noi qua da oltre un anno, lei la parla triestin qua e tu ti la capissi. La toscana che parla triestin in Brasile, bellissima. E qua si torna su un altro punto della forza della triestinità. Pensa che James Joyce, nei 12 anni che ha vissuto a Trieste, che ha scritto le sue grandi opere a Trieste con sua moglie Nora, poi i bambini gli nascono Lucia e Giorgio, la lingua in famiglia era sempre triestin, tanto che dopo, quando tornano a Zurigo, vanno a Parigi, sempre nella famiglia di Joyce
a casa e parlava triestino. Cioè, cosa c'è della triestinità? La triestinità è una filosofia di vita, non è realmente vivere a Trieste, è portare qualcosa, forse un poco di Mattio, per quei ne chiama de Matti, però è una roba differente, che non è solo Trieste, parlo dell'Istria, parlo della Dalmazia, noi abbiamo qualcosa che siamo proprio... gente di mare, si può andare a finire in Nuova Zelanda, si può finire nel Cile, ma noi rimaniamo sempre quel che siamo, giuliani e il collegamento col mare. Bellissima questa osservazione, lancio ancora un video perché dobbiamo avere gli auguri dal Canada e poi ci fermiamo qui un attimo in studio per i saluti finali, perché oggi proprio c'è stata una cavalcata attraverso i meridiani e i paralleli. Allora, se si può vedere il video che ho realizzato dell'intervista ai signori Lorenzutti a London, in Canada. Sì, l'anno scorso in estate avevo fatto questo viaggio, siamo tornati a Trieste, in Italia, a Trieste, insomma, e ovviamente in Istria. E dopo aver passato una giornata a Isola, ma che vede dai fiori la sua casa, dove è nato, il paese, la scuola, infatti siamo andati da Cesa e siamo andati anche nella sua classe, siamo arrivati al borgo, dove che sono nata me, a un chilometro, prima di arrivare a Sicciole, e assieme a tutti quanti siamo fermati davanti al cancello di casa mia. Mi considero ancora quella casa mia, no? E stavo spiegando ai nipotini e ai miei figli, insomma, anche se loro l'aveva già vista, ma in particolare modo ai nipotini, e gli spiegavo che in quella casa sono nata mia, in quella stanza al primo piano, eccetera eccetera. Al che mio figlio, Nico, il più grande, mi dice: mamma, guarda che c'è la signora che la c'è davanti di casa e che la sta venendo verso di noi, insomma, vede cosa che succede. E la si avvicina e la mi domanda in sloveno, cosa che volemo, cosa che cerchiamo, insomma. E mi spiego che non so parlare sloveno, ma se la sa parlare in italiano, che insomma, sono nata là in questa casa e che ho portato i nipotini e i figli a far vedere dove che sono nata. Anche la mi dice: sì, mi dice signora, un momento che parlo con mio marito. E la sega è andata a trovare suo marito e gli spiega insomma chi che siamo, e dopo la torna in drio con lui e la ne fa venire dentro in cortile, insomma davanti di casa, di fianco, gentilmente la ne porta in giro da dire casa sul prato, che ovviamente non ha più la stalla del porco, la caponera delle galline e la stalla di conigli, non so più niente di tutto quello, ma c'è un bel prato verde. Mi invita in cantina, cioè agli uomini più che altro, a dare il bicer di vino, ai fiori, dei frutti, eccetera. Insomma, dopo un poco che abbiamo girato e parlato così, e mangiato e bevuto, diciamo, la mia invita anche ad andare in casa. E così, ovviamente ne sono rivista prima la cantina, perché siamo andati dentro per la cantina, la porta è ancora quella originale, mi rivedevo tutto quel che era in cantina, poi ero là, ovviamente del 56 che siamo venuti di via, la cantina piena di botte e tutto l'armamentario che poteva avere la cantina di una volta, e dopo in cucina. La cucina, ovviamente oggi la è moderna, mi ricordavo la mia con la nappa, con le cicchere, con tutto quel che era, l'albero di Nadal, magari in canton, poi era Nadal, la porta che andava della cucina alla cantina non c'è più, ma adesso ovviamente c'è tutto un poco diverso, e dove che era adesso, quella volta la bottega, oggi Loriga il suo soggiorno. E dopo la mi ha portato fino in camera dove che sono nata me. E quindi sì, c'è stata un'emozione, devo dire la verità, ovviamente, no. Dopo 59 anni a tornare a casa, c'è stata un'emozione, insomma, E le porte sono ancora quelle che era quando che noi abitavamo là, e sì, insomma. E bici contenti, i era a casa, come se in quel posto gli sarebbe vissuti già prima. E allora pareva che gli era nati là, contenti che mai. Cosa? Ti avevo detto
Allora, le piace il mio paese? Ah, sì, sì. Questo è il mio paese. E Picci che dice, no, non sei anche il nostro. Stifioi si è trovato, devo dire la verità, sebbene che l'hanno usato mai stati, ma pareva che sia tutto normale. A casa, dove che te li portavi? Te li portavi chi era a casa. Ogni casa che passai, mi dicevo, no, quanti anni che sta porta? Quanti anni che sta casa? Ti dico 100 anni, 200 anni, 300 anni. Loro dicono, wow, qua è tutto nuovo, no? Dato i nostri contatti a Isola, la signora ne insomma, sì, l'ha che ha fatto portato bello. In classe. E da su per quelle scale di Piera dove che mi davo del piccio, tutti i miei amici che non sono più, un'emozione va. E siamo andati nella classe perché dove che mi davo. E poi vede noi che felici e contenti che era dentro. Quindi... E ha cominciato a farci nomi sulla lavagna, e qua era nono, e là era così, che dicevo, qua era il mio banco, una volta che avevo l'inchiostro per scrivere, no, come adesso voi, qua era la stufa in fondo che si metteva lì per scaldare d'inverno, allora, era entusiasta. A proposito d'inverno, c'è un principio di bufera oggi, se è più freddo del solito, insomma, se è la prima neve di quest'anno. In diretta mostriamo anche le bufere canadesi. Dai, gira il computer che vediamo. Benissimo. Ecco. Viene se poca ancora, ma insomma... E in primo piano ci sono delle... Giustre. Destrugnan. Ah, ecco, quindi istri anche nei fiori in Canada. Sì. Dall'altra parte c'è anche una pianta bersaglia, anche quella che lei era di Capodistria, perché il signor che me l'aveva data tanti anni fa e che comunque non la si è mai morta, sì, la fiorisce ogni anno, e ti dico, sì, una pianta così, sì, e lui era il primo istriano di quei pochi che siamo qua a Londra, sì, che sì, me l'aveva lasciato a 50 anni, insomma. Un abbraccio a noi e siamo contenti per quel che fa sé. E speriamo che continui, perché deve tanta soddisfazione a noi e portare avanti le nostre memorie, le nostre cose, che se tanto piacere di vedere, guarda, anche se lontani da tanti anni, ma il cuore se ne starà. Grazie ragazzi. Grazie. Ciao, un bacione a tutti, a tutti i siciliani, piranesi, isolani, a tutta la nostra gente che è passa per Londra. E grazie a voi per quel che fa sé. Sì. Un contatto dal cuore. Ecco, c'è un contatto dal cuore. Allora, siamo veramente quasi alle battute finali. E una cosa commovente... Io volevo, sì, a proposito di case, volevo dire che adesso abbiamo scoperto recentissimamente che la grande casa di Zara dei Luxardo del 1912 diventerà un grande albergo. E vabbè, e la mamma è contenta perché probabilmente, visto che ormai la fabbrica non esiste più, ops, la casa almeno rivive in qualche modo. Beh, insomma, questa casa che è stata abbandonata, leggevo a Viviana le ultime parole del nonno che spiegava perché ha abbandonato in qualche modo la famiglia nel 44 lasciandoli scappare, e spiega in una delle sue ultime lettere che sono arrivate da Zara, e dice: io rimasi a Zara per quel senso di dovere e di obbligo morale che ogni uomo che abbia un po' di coscienza e di responsabilità civile dovrebbe avere. Perché qui c'è per me un complesso talmente intricato di interessi morali e materiali da non poter essere abbandonati a se stessi. E dopo continua dicendo che la sua vita è molto difficile, e il finale è questo: d'altra parte io non sono un mezzo uomo, né so mollare un incarico assunto, mi costi quello che costi. È evidente che non poteva abbandonare Zara, l'ha fatto fare alla sua famiglia. Ancora una piccola cosa di un ricordo della nonna, la moglie che
si è salvata con mia mamma e il fratello Nicolò, che poi ha rimesso su la fabbrica Luxardo a Torreglia e che in Veneto è sempre meglio, anzi, rispetto a una volta, una bellissima fabbrica alla sesta generazione. Scrive nel 46 a Natale perché a Natale facevano i processi contro coloro per la giustizia, i partigiani naturalmente, e fra questi processi poteva esserci anche il mio nonno. E la nonna scrive, la moglie di Pietro: i miei bei pensieri sono te, mio Dio, benedici in questo santo giorno i miei diletti figli che mi hanno colmato di affetto. E io mi commuovo sempre. Va bene. Fa che la tua clemenza ispiri i loro cuori, cioè di coloro che ardiscono giudicare in nome della fratellanza e libertà. Perdona loro, mio Dio, e salva il mio Piero. Purtroppo non è andata così. Beh, insomma, un piccolo momento di commozione, però mi piaceva ricordare questo concetto nei confronti del lavoro, delle responsabilità e della famiglia, insomma. E ancora una battuta, ma proprio velocissima, sì, perché sforeremo un pochino. Invito anche tutta la nostra cittadinanza, i triestini, a partecipare anche alle nostre iniziative, alle nostre feste, no, brasiliane, perché siamo un popolo molto aperto, quindi abbracciamo un po' tutti e ci si diverte, insomma. Ma anche il fatto, sì, anche di conoscersi, anche per varie iniziative, però appunto, come fanno a trovarvi? Beh, può andare c'è questa associazione, si chiama Raízes do Brasil, uno cerca Brasil e dovrebbe venire fuori, no? Brasil, e lì c'è sul sito, c'è scritto tutto, tutte le iniziative. I riferimenti di Trieste. C'è la presidente che è molto brava, insomma, si dà da fare, quindi insomma, sì, vi invito. Che ci aveva anche contattato. Sì. Un ultimo saluto anche dal Brasile, perché stiamo concludendo, però non possiamo lasciarci così. Allora, Max Lucic da Brasilia. Saluti tanti, buon Natale a tutti, Feliz Natal. C'ho qui una lista lunga, però non c'è tempo, vorrei salutare tanti amici e parenti che stanno guardando Tele4 in questo momento a Trieste, lo so che... Di veloce! Dai, via, allora cominciamo a secco qua, Roberto Vicice, Catrina, Cristina Coccolo e Fulvio, e famiglia tutta, Miranda Rabusin, Gloria Scalchi e la madre Giulia, Loredana Torre, la principessa Anita Derin, Lina Paduani, Gianni Pistrini, tutta la squadra di Giuliani nel Mondo, a Trieste, Dario Locchi, Fabio Ziberna, Ilara, Rosalba e collaboratori tutti, vi amiamo, vi baciamo e... permesso? Trieste è sempre nel cuore. Bene, grazie. Grazie di trovarci. Auguri e alla prossima volta. Grazie a tutti quelli che sono stati con noi, grazie ai nostri ospiti. Arrivederci alla prossima volta. Buon Natale a tutti. Buon Natale, serenità. Carino. Grazie a tutti.